La stagione del Teramo finora aveva conosciuto un po' tutto. Con la Carrarese però ci si mettono anche i legni della porta di Lago Marsini a sbarrare la strada ai biancorossi, che dirla tutta però giocano molto meglio la ripresa rispetto ad una prima frazione in cui lasciano colpevolmente la Carrarese a giochicchiare senza provare a cercare maggiormente la porta avversaria. E dire che i marmiferi scendevano in Abruzzo con una sentenza di fallimento del Tribunale di Massa Carrara che lascia i gialloblu in esercizio provvisorio fino al prossimo 30 giugno. E come se non bastasse, anche le assenze di Biasi, Nocchi e Dettori non danno una mano a Gianmarco Remondina, che tuttavia schiera una formazione disegnata con un 4-3-1-2 che, se non affonda più di tanto, nemmeno rischia di capitolare. Nel Teramo forte invece, uscirà tra i fischi, sembra sempre più un oggetto estraneo. Erpen quando può si piazza a dar fastidio ad una linea difensiva che barcolla al 16esimo, quando l'incomprensione per Rotta Tonti quasi dà il via libera a Kais, che manca la stoccata per questione di centimetri. Partita brutta nella prima frazione, Brugaletta fa il quarto in difesa e il quinto a centrocampo, ma il 4-4-2 non rende con Cruciani, che si apre spesso ma non ha i tempi dell'esterno. E così bisogna aspettare la fine dell'intervallo per vedere qualche vera emozione. Kais, sempre lui, spaventa la retroguardia teramana, Cenciarelli dalla parte opposta opta, e fa bene, per il tiro dalla lunga gittata che sguarda i guanti di Lago Marsini. Vivarini cambia, fuori Cruciani, dentro Petrella, passando ad un 4-2-3-1 che sembra portare subito un cambio di marcia col destro di Lenoci che si stampa sulla traversa. Ma la sfuriata del Teramo dura poco, troppo poco. Forte fischiato lascia il posto a Moreo, Brugaletta a Scipioni qualche minuto più tardi, quando Sprezzoli annulla un gol ai padroni di casa per fallo di Perrotta sul Lago Marsini. Il finale assomiglia solamente ad un assalto. Moreo al 40esimo scavalca il portiere della Carrarese con un lob che si infrange sul palo, come le speranze del Teramo di portare a casa la vittoria. 3 punti che mancano da troppo tempo, e a fine gara Campitelli non è soddisfatto e non fa nulla per nasconderlo. Vivarini e il suo progetto tattico sembrano ormai storia destinata a terminare con la fine di questo strano campionato.